Il burlo ha una storia di 166 anni e da 54 ottiene periodicamente il riconoscimento ministeriale di IRCCS. Nell'audizione da me richiesta sulla ristrutturazione dell'ospedale di Catinara e la costruzione del nuovo burlo, che si è svolta il 19 maggio, è emerso che da oltre 10 anni il burlo ha ricevuto finanziamenti insufficienti per quanto riguarda le ristrutturazioni, con grave criticità nella gestione delle attività essenziali e nessuna possibilità di sviluppo. Tra l'altro, nella prospettiva di trasferimento a Catinara si stanno cercando nuovi spazi perché quelli attualmente previsti sono insufficienti per pensare uno sviluppo di questa struttura. Da ultimo, con il convegno di Monfalcone dell'8 giugno scorso, dal titolo Centrale Unica delle Emergenze, Salute Materna Infantile, quale futuro, è stata presentata, visto come dicono loro, la diminuzione della casistica, in particolar modo quella materna infantile, dati che fanno pensare a un necessario cambiamento, quindi è stato presentato un modello innovativo che è quello dell'integrazione dell'Istituto di Scienze Neurologiche con l'azienda sanitaria di Bologna. E tra l'altro ricordo che in questo convegno erano invitati i direttori generali delle principali aziende sanitarie, quindi tre direttori generali, oltre il sindaco di Monfalcone di Gorizia e l'assessore, ma non il direttore del burlo, che a seguito di questo convegno ha dichiarato che l'ipotesi di sciogliere il burlo dentro a Sugi non trova del tutto contraria all'attuale direttore strategica dell'istituto, e quindi si è fatto così portavoce del dissenso di tutti gli operatori del burlo. Ricordo che numerose voci si sono alzate contro questa ipotesi, però attualmente l'assessore non ha ancora espresso un'opinione sull'ipotesi di accorpamento. Si chiede quindi all'assessore di chiarire quali sono le intenzioni della Giunta in merito all'ipotesi sopracitata di accorpamento dell'IRCCS Burlo Garofalo. Grazie. Grazie, prego assessore. Il consigliere Usai, che non siamo ancora entrati nella stagione, cosa fa la piazzata con la maglietta, nella stagione nella quale un convegno determina una fusione tra due aziende sanitarie. Probabilmente nel mondo che avevano in testa loro quando sono nati questa cosa è accaduta. E siccome le amministrazioni parlano per atti, gli atti dicono delle cose molto chiare. Li ricordo per buona memoria, so perfettamente che Usai li conosce molto bene e questo determina ancora a suo sfavore le cose e l'azione che sta facendo, perché non conoscesse gli atti potrebbe avere delle giuste preoccupazioni. Assessore, quindi scusi, non è che io mi metto... Scusi, assessore, consigliere Usai, la maglietta della mensa la può togliere, no? Prego. Consigliere Usai dovrebbe preoccuparsi del numero dei mandati. No, ma è la tensione grillina, è la tensione grillina. Cioè, ve li siete scelti voi, Prego. Allora, cerco di fare un po' d'ordine perché, insomma, fortunatamente ancora partecipare a un convegno dove ognuno legittimamente esprime le proprie opinioni non è figlio di determinazione che assume un'aula legislativa, visto che l'eventuale fusione tra le due aziende dovrebbe passare di qua. E credo che nessuno abbia proposto questo. A prova di questo, cito alcuni atti che probabilmente non saranno sufficienti per la propaganda che ognuno fa e se ne assuma la responsabilità. Allora, 17 dicembre 2018, legge regionale numero 27, assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Questa scelta determina sull'assetto del Servizio Sanitario Regionale, conferma che l'Istituto LIRCS, quale ente autonomo dotato di personalità giuridica e di diritto pubblico. Ovviamente qualsiasi scelta dovrebbe passare in quest'Aula e mi pare e ricordo come all'articolo 3 il Servizio Sanitario è composto, oltre che dagli enti di cui è il comma 1, dall'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Burlo Garofalo di Trieste, norma vigente. Legge regionale 12-2019 numero 22, riorganizzazione dei livelli di assistenza,
norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria. Con la legge 22/2019, che ha completato la riforma del Servizio Sanitario Regionale, l'Istituto Burlo Garofalo viene qualificato come presidio ospedaliero specializzato nell'area materno-infantile. Viene potenziato il ruolo di hub per il territorio regionale, attribuendo al Burlo le funzioni ospedaliere dell'area materno-infantile relativamente a pediatria, ostetricia e ginecologia. Per il territorio di competenza di Asugi, da svolgersi, oltre che presso la sede di Trieste, anche presso il presidio ospedaliero di Gorizia e Monfalcone. Esattamente questa è una specifica che si trova al comma B dell'articolo 2, norma vigente. Relativamente ai riconoscimenti ministeriali, l'Istituto è soggetto a una verifica periodica ministeriale per la conferma della qualifica dell'IRCCS e il DM 1 ottobre 2020, adottato d'intesa con il Presidente della Regione, conferma nella disciplina materno-infantile il carattere scientifico dell'Istituto Burlo Garofalo. La DGR 1965 del 23 dicembre 2021, quando definisce i livelli delle funzioni, le funzioni dei livelli assistenziali, stabilisce che una propedeutica azione degli atti aziendali vengono assegnate al Burlo le seguenti nuove funzioni con la volontà di sviluppare ulteriormente il ruolo di riferimento in area materia infantile: il centro malattie rare pediatriche, le terapie cellulari, le terapie innovative di fase 1, le malattie infettive, la terapia fisica e di riabilitazione, la psicologia clinica, la preservazione della fertilità, ostetrice, ginecologia e pediatria di Monfalcone viene confermata. Con la DGR 1608 dell'ottobre del 2021, lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione e le Università degli Studi e l'approvazione della sottoscrizione, nel protocollo d'intesa la Regione e le Università di Udine e di Trieste, per lo svolgimento delle attività assistenziali di didattica e ricerca, è previsto l'esclusivo svolgimento dell'attività integrata del Servizio Sanitario Regionale, oltre che presso Asugi e alla Friuli Centrale, presso l'Istituto Burlo Garofalo. Cure palliative pediatriche e terapie del dolore e hospice pediatrico. Con decreto della Direzione Centrale 1345-19 viene istituito il centro specialistico di riferimento per la terapia antalgica per le cure palliative in abito neonatale, pediatrico, adolescenziale, collocato presso il Burlo. Con la legge regionale 24 del dicembre 2021 è previsto uno stanziamento di 800.000 euro per la realizzazione di un centro residenziale di cure palliative pediatriche. Con la DGR 1734 del 20/11/2020 è stato concesso all'Istituto Burlo Garofalo un finanziamento di 7.235.000 per l'acquisizione e la sistemazione del comprensore dell'opera San Giuseppe, proprio per garantire le condizioni determinanti la funzionalità dell'Istituto. E con DGR 1257 del 2 agosto 2021 è stato definito con delibera, attribuendo all'IRCCS la titolazione delle preparazioni galeniche magistrali per l'olio di cannabis per 150.000 euro. Tutti questi sono atti e io non credo di dover smentire qualsiasi cosa della quale non solo non condivido, ma con gli atti ho dato l'autonomia di quello istituto, al di là di quello che sto vedendo nel corso di queste settimane. Grazie Assessore, prego Consigliere Ussai, 2 minuti. Grazie Presidente. Con questa risposta in realtà l'Assessore ha smentito questa ipotesi e io su questo sono sicuramente felice della risposta dell'Assessore. Però Assessore, non basta attribuire funzioni, bisogna attribuire anche risorse. Penso alle dichiarazioni del direttore generale in commissione, dove ha detto che il sottofinanziamento ha portato dei gravissimi problemi per quanto riguarda il funzionamento del Burlo e anche l'impossibilità di ulteriore sviluppo. E quindi io credo che bisogna attribuire funzioni, bisogna attribuire risorse. Se vuole le posso citare, visto che mi interrompe, anche la diagnosi prenatale, per cui il Burlo ha un ruolo di riferimento regionale, ma non riesce più a svolgerlo perché non ha personale per svolgere quel ruolo. Quindi bisogna dare funzioni, avere un piano materno-infantile magari aggiornato che dia
la centralità di quello che è il burlo, avere risorse, avere spazi ed essere chiari, perché questo convegno, a cui erano invitati anche il sindaco di Monfalcone di Gorizia, è campagna elettorale del centrodestra, in cui lei non era presente, non si è espresso e sono contento che oggi abbia chiarito che non ha intenzione di modificare il ruolo del burlo. Perché come dice l'RSU, sì, l'ha detto. L'RSU ha detto che non eri presente. Come dice l'RSU che ha manifestato davanti al burlo lunedì, loro combatteranno per sostenere l'autonomia dell'IRCCS e difendere, tutelare la professionalità e la specificità. Grazie. Che hanno sempre costretto il burlo, perché come chiedono i triestini, assessore, il burlo non si tocca. Grazie.